Notte di violenza a Napoli, nei luoghi della Movida, feriti, minori e turisti, agguato sul lungomare. Traffico in tilt questa mattina a Napoli, auto paralizzate in centro. Con l'alza bandiera partono i festeggiamenti per Maria Santissima della Rotonda. Messa d'ingresso a San Nicola per Don Vincenzo Apicelli alla presenza del Vescovo Spinillo. Calcio, un gol spettacolare di Quara apre la sfida con l'Atalanta, Napoli sempre a più 18. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori, ben ritrovati con l'informazione del TG Club. Apriamo purtroppo con la cronaca, è stato infatti un weekend di violenza a Napoli, un agguato di camorra, tentate rapine e anche risse. L'episodio più grave è l'accoltellamento di un 12enne, vediamo. Un sabato sera di violenza e terrore a Napoli. Il weekend nel capoluogo è stato caratterizzato da aggressioni, accoltellamenti e persino un agguato sul lungomare. L'episodio più grave è quello che ha visto protagonista suo malgrado un ragazzino di appena 12 anni accoltellato in piazza Municipio all'incrocio con via Mercadante. Sabato sera, intorno alle 22, il 12enne stava mangiando un panino quando sarebbe scoppiata una lite con dei coetanei. È in quell'istante che gli sarebbero state inferte diverse coltellate al torace, alla schiena e agli arti superiori. La vittima, grazie all'aiuto di un passante, è stata trasportata al Santo Bono e ora è ancora ricoverata. Ma quello di sabato è stato un vero e proprio bollettino di guerra. Oltre al 12enne si contano tra le vittime anche un altro minore, due turisti ed un 19enne già noto alle forze dell'ordine. Tutti i raid sono stati commessi in zone centrali, zone che dovrebbero essere della Movida napoletana. L'altro episodio grave è quello avvenuto nella zona degli chalet di Mergellina, dove un 19enne è stato raggiunto mentre era in auto da due colpi d'arma da fuoco, uno all'addome e uno alla testa. Un agguato di chiaro stampo camorristico, visto che la vittima è legata a clan di Pianura e il giovane è in pericolo di vita all'ospedale San Paolo. Un altro minore, un ragazzo di 16 anni, è finito in ospedale con il setto nasale fratturato dopo una lite con un gruppo di coetanei avvenuta nella zona universitaria di via Mezzocannone. Infine, un turista thailandese e uno kazako sono stati feriti per tentate rapine. Uno ha riportato la frattura della mandibola, l'altro è stato ferito alla schiena con un coltello. Ma approfondiamo la vicenda del 12enne, proviamo a capire quali sono le condizioni del ragazzino collegandoci con Serena Laezza per noi in diretta dal Santo Bono. A te la linea, Serena. Non è in pericolo di vita il 12enne che è stato accoltellato mentre mangiava un panino in piazza Municipio durante questo weekend. Le condizioni infatti sono stabili. Fortunatamente la punta del coltello non ha raggiunto il polmone, anche se ovviamente la situazione è tenuta sotto controllo dai medici. Il ragazzo, secondo il ragazzino, in realtà secondo quanto raccontato dal padre, stava mangiando appunto un panino in piazza Municipio quando sarebbe stato aggredito da alcuni ragazzini suoi coetanei che lo conoscevano solo di vista, probabilmente per motivi futili, anche se non sono ancora stati chiariti. L'aggressore, colui che ha proprio sferrato la coltellata, ha 12 anni, esattamente come la vittima, poco più di un bambino. Non è soltanto questo però l'episodio di violenza a danni di giovani, di preadolescenti che si è registrato nel weekend. Qui ancora è stata ricoverata una 12enne, sempre vittima dell'aggressione del branco. Abbiamo ascoltato il primario del reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Santo Bono, il dottor Giovanni Gaglione, che ci ha informato sia sulle condizioni di salute del 12enne sia sugli altri casi. Quindi con le sue dichiarazioni la linea può tornare allo studio. Dottor Giovanni Gaglione, primario del reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale Santo Bono di Napoli. Innanzitutto, come sta il 12enne ferito e ricoverato qui da sabato? Le condizioni generali sono buone, il bambino non ha mai corso pericolo di vita, però noi stiamo attentamente monitorando le due ferite al polmone sinistro, perché le due coltellate posteriori hanno creato una lesione del polmone e per fortuna si sta autocontenendo. Il bambino non ha avuto bisogno né della trasfusione né di supporto di ossigeno. Nel frattempo però ci sono stati altri ricoveri qui al Santo Bono di minori, appunto sempre per violenza tra coetanei. Sì, abbiamo il caso di una bambina ragazza di 12 anni che è stata aggredita da una ventina di coetanei e l'hanno picchiata, hanno creato dei danni
hanno anche strappato i capelli, certo, i capelli che hanno poi esibito su Instagram come un trofeo. Purtroppo l'età media dei ricoverati per violenza qui a Santo Bono sta sempre più scendendo, ci dicono le cronache. Sì, oggettivamente dopo passare degli anni vediamo un po' un peggioramento di questa situazione. Sono sempre state degli scazzottamenti fuori le scuole, i bambini qualche volta si azzuffano, si azzuffano, adesso invece no, si passa direttamente ai coltelli e a delle aggressioni ben più gravi. E voltiamo pagina, ma restiamo a Napoli. È caos, viabilità in centro, la città è completamente paralizzata. Noi ci colleghiamo con Francesco Molauro per capirne di più. Sì, grazie della linea. Io sono in Piazza Municipio, dove è arrivato ed è terminato il corteo dei disoccupati. Le sigle organizzate hanno paralizzato la città. Questa mattina un lungo torpedone di auto da Piazza Trieste e Trento fino al Museo Nazionale, ma anche tutta via Foria, dove in Piazza Cavour sono iniziati i nuovi lavori dedicati sempre al Giro d'Italia, un nuovo cantiere aperto che ha paralizzato quell'area che va dalla stazione centrale fino al museo, ma poi il corteo dei bros che è arrivato dalla zona alta di Napoli fino qui al centro, un lungo fiume di auto, tutto bloccato, Napoli paralizzata. Adesso che finalmente il corteo si è disunito, finalmente un po' di circolazione regolare, ma resta grande il traffico in tutta la città, dalla stazione centrale alla zona di Chiaia e soprattutto Piazza Dante, via Pessina, tutta la zona di via Toledo Alta. Insomma, una mattinata infernale che continua in centro e per i cantieri, ma come abbiamo detto soprattutto per i disoccupati. Allora, io vi ridò la linea, seguiremo ancora le vicende del traffico nei prossimi giorni. Grazie Francesco. Una notizia di cronaca giunta pochissimo fa in redazione: è morto infatti schiacciato sotto una trave di ferro un operaio di 50 anni. Per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare. Infatti questa mattina in via Spagnuolo, a Frattaminore, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano, che hanno ascoltato i testimoni e avviato le indagini. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Per tutti gli ulteriori aggiornamenti su questa vicenda potete consultare il nostro sito teleclubitalia.it. Cambiamo ora argomento. Una notizia a metà strada tra social e cronaca ha raggiunto infatti 1 milione di visualizzazioni: il video della denuncia della proprietaria dell'auto bruciata a Frattamaggiore. Questa è Napoli, non puoi comprare neanche un'auto nuova, e lo sfogo della ragazza, vediamo. È diventato virale il video di denuncia di Federica, la 25enne originaria di Pomigliano d'Arco, cui la settimana scorsa è stata incendiata l'auto nel parcheggio della zona industriale tra Frattamaggiore, Casoria e Arzano, luogo dove ha sede l'azienda presso cui lavora. Quella che vedete nel video, scrive sui social la ragazza, è la mia macchina comprata 4 anni fa. Una macchina un po' vecchiotta che, nonostante i suoi acciacchi, mi ha permesso di lavorare, andare al mare, fare la spesa, uscire con le amiche e tante altre cose. Qualcuno, per chissà quale ragione, ha compiuto un atto vandalico, sottraendomi una cosa per me essenziale. Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona si vede infatti un uomo arrivare a bordo di un'auto, avvicinarsi alla Lancia Y per cospargerla di liquido infiammabile e poi, dopo aver appiccato il fuoco, darsi alla fuga. Fortunatamente l'intervento tempestivo di un collaboratore dell'azienda ha evitato il diffondersi dell'incendio, ma l'auto è stata resa inutilizzabile. Questa è Napoli, si sfoga ancora Federica, una città che ti offre il mare, il cibo, la cultura, ma che ti serve anche troppa criminalità. Hai costantemente paura di comprare una macchina nuova perché nel parcheggio dove lavori possono incendiarla. Proprio quest'ultima affermazione ha destato tanti messaggi di solidarietà, ma anche i commenti di chi in difesa di Napoli ha azzardato che dietro l'incendio possa nascondersi non un atto intimidatorio legato al racket, come era stato inizialmente ipotizzato, ma una vendetta personale, indipendente dalla città. Di qui un nuovo video di risposta della giovane. In tutta la mia vita non ho mai avuto a che fare con persone di così ceto basso e non ho mai quindi dato fastidio a queste persone. Mi dispiace per chi si è sentito toccare Napoli, città. Io sono innamorata della mia città, però bisogna riconoscere che comunque questi episodi sgradevoli accadono molto spesso. Su
Sul caso indagano intanto i carabinieri, cui sono state consegnate le immagini in cui è visibile anche la targa dell'altro veicolo. Siamo in attesa di sapere qualcosa. Mi auguro che la giustizia faccia il suo dovere e spero che avrò le mie soddisfazioni. Ancora una notizia di cronaca: i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno effettuato controlli a Sant'Antimo, in particolare in via Solimena, recente teatro di un agguato di camorra. Arrestato per furto, un 22enne di origini casertane è stato sorpreso all'interno di uno shop mentre scassinava alcuni distributori automatici. Due giovanissimi invece denunciati, entrambi sedicenni, il primo portava in tasca un coltello a serramanico, guida senza patente invece il reato contestato all'altro minore. Parliamo di attualità e di politica, ma lo facciamo dopo una breve pausa. Restate con noi. Esperienza e tempi certi di consegna. Ci occupiamo di sabbiatura e verniciatura a polvere di superfici metalliche. Un team di esperti, grazie all'utilizzo di dispositivi e attrezzature di ultima generazione, assicurerà la massima resa del lavoro effettuato. Affidati alla verniciatura dei fratelli Prato. Siamo a Giugliano, in zona Asi, Pontericcio. Seguici sui social e visita il nostro sito www.laverniciaturasrl.it. Devi acquistare una nuova cucina? Vuoi rinnovare quella esistente? Rivolgiti a Mola Group, gli specialisti delle cucine componibili e distributori per la Campania di marchi leader del settore. Ti invitiamo a visitare il nostro showroom di Qualiano, in via Circonvallazione Esterna 235, dove personale specializzato ti aiuterà a progettare e realizzare la cucina dei tuoi sogni. Puoi scegliere tra una vasta gamma di elettrodomestici da incasso e libera installazione, oltre ad accessori innovativi in grado di soddisfare ogni tua esigenza. Mola Group è da oltre 30 anni sinonimo di competenza, professionalità e risparmio. Surgelati, congelati, crostacei, ma anche rosticceria, dolci e verdure. Tutto in un solo nome. Atlantica Surgelati. Alta qualità dei prodotti e tante offerte. E poi puoi ordinare la spesa comodamente da casa tua. Siamo a Sant'Antimo, in corso Unione Sovietica 27. E a Giugliano, col nuovo punto vendita, in via Santa Rita da Cascia, angolo via Oasi. Seguici su Facebook e Instagram. Atlantica Surgelati. Tante bontà da gustare. Didattica di base, ma anche tecnologia, arte e creatività. All'Istituto San Raffaele di Giugliano puntiamo allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e morale dei nostri allievi. Nel corso dell'anno scolastico, i piccoli alunni sono impegnati in varie attività, come inglese con insegnante madrelingua ed ancora laboratori di informatica, musica e lettura. Istituto Paritario San Raffaele, nido, scuola dell'infanzia e primaria. Siamo a Giugliano, in via San Tommaso 7. Seguici su Facebook e Instagram. Rispettiamo le regole in materia di sicurezza sanitaria e offriamo professionalità, affidabilità e assistenza per le emergenze con un pronto soccorso odontoiatrico con reperibilità telefonica H24 al numero 366 45 42 467. Lo studio dentistico del dottor Emanuele Manfredi si occupa di implantologia, conservativa, ortodonzia, protesi fissa e mobile, odontoiatria pediatrica, pedodonzia ed endodonzia. Siamo a Mugnano, in via Conte Caracciolo 13. Seguici su Facebook e Instagram. Studio dentistico di Emanuele Manfredi. Il tuo sorriso è il nostro successo. Sweet Chocolate, il tuo prossimo ricordo preferito. Rieccoci di nuovo in studio con la nostra informazione. Ripartiamo da Mugnano, dove tiene banco il caso della Munianum, la società partecipata del comune. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Sarnataro.
Quanto riguarda quella che è la vicenda della Mugnanum, abbiamo ritenuto doveroso fare la smentita. L'amministrazione comunale è impegnata a far sì che l'eventuale danno che il comune possa avere dalla sentenza per questa società partecipata che poi fallì, sempre del comune di Mugnano appunto, possa essere minimizzata. Quindi se si riesce a far sì che ci sia una transazione che ci può consentire da una parte di ridurre il potenziale danno economico per l'ente e dall'altra di mettere in condizioni il Consiglio Comunale di poterla votare in tutta tranquillità, questa è la strada che in qualche modo si sta perseguendo in queste ore, questa e non altra. Non abbiamo bisogno assolutamente salvare nessuno, né tantomeno ci sono su queste delle divisioni interne. La maggioranza è compatta nel voler perseguire quello che è il bene pubblico, cioè minimizzare il danno per l'ente. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Parete, perché con la cerimonia dell'alzabandiera sono iniziati i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda, ieri la diretta su Teleclub Italia. Al via i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda a Parete. Il popolo devoto della cittadina casertana si è riunito in piazza Giovanni Paolo II per la cerimonia dell'alzabandiera. Prima del tradizionale appuntamento ha avuto luogo un momento di preghiera nella parrocchia San Pietro Apostolo con il Santo Rosario presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa. Dopo il rosario consegnate anche le investiture ai componenti del comitato festeggiamenti. Le bandiere dell'Unione Europea, quella italiana e quella ritraente, la comprotettrice di Parete, dapprima benedette dal Vescovo, sono state portate e issate sul campanile della chiesa dai vigili del fuoco del comando di Caserta. Alla manifestazione del pomeriggio hanno partecipato le autorità civili e militari della cittadina. La festa in onore di Maria Santissima della Rotonda coincide anche con l'inizio della primavera e quindi per noi paretani è il periodo dell'anno più bello, più vissuto, in cui ci riconosciamo, dove la nostra vera identità. E vogliamo vivere una Santa Pasqua fatta veramente di preghiera sincera, di preghiera profonda, e poi i successivi festeggiamenti in onore della Santa Madre di Dio non dobbiamo certamente attendere il 9 o il 10 aprile, lo possiamo fare tutti i giorni e nelle prossime domeniche. Io spero che i fedeli non solo verranno ritornando un po' di più numerosi con quel calore, ma anche accostandosi ai sacramenti della confessione. In mattinata sempre i vigili del fuoco nel centro storico di Parete sono stati protagonisti insieme ai bambini di un momento ludico. I piccoli hanno avuto la possibilità di partecipare a Pompieropoli. Restiamo in ambito religioso perché ieri è iniziato ufficialmente il nuovo cammino di Don Vincenzo Apicelli nella parrocchia di San Nicola Giuliano. Che tu continuerai magari nella diversità a essere una guida attenta e gioiosa per questa comunità. È in parrocchia già dal 1 marzo, ma ieri c'è stato l'ingresso ufficiale con una santa messa officiata dal vescovo Angelo Spinillo. Da ieri Don Vincenzo Apicelli è il nuovo parroco di San Nicola. Dopo la nomina a vescovo di Monsignor Rega e i vari trasferimenti previsti da Monsignor Spinillo, ora la chiesa di Piazza San Nicola sarà guidata dall'ex rettore del santuario dell'Annunziata, dove è stato per ben 24 anni. Un momento emozionante, la celebrazione di ieri per Don Vincenzo e tutti i presenti, dal clero alla comunità di San Nicola, che ha accolto con una lettera il nuovo parroco. Con timore e trepidazione per questa grande missione che il Signore mi ha voluto concedere per le mani del nostro vescovo. Una grande responsabilità dopo il vescovo Stefano, quindi una successione che comunque mi accingo a prendere, ma con quella serenità del cuore dove siamo convinti che il Signore sempre ci accompagna. Se Lui ha voluto, è perché Lui ci accompagna e ci guida sempre sui sentieri della sua salvezza. Ecco, mi accingo così a salutare anche il popolo della parrocchia di San Nicola, portando adesso anche nelle case la mia prima benedizione come parroco, assicurando, come dicevo, nel saluto alla comunità, la mia vicinanza, la mia preghiera. Presenti anche Don Franco Picone, Don Raffaele Grimaldi e il vicario foraneo Monsignor Angelo Parisi. Il nuovo parroco possa continuare l'opera svolta dai tre grandi pastori, Monsignor Riccitiello, Don Raffaele Grimaldi e il vescovo parroco Don Stefano.
veramente camminare insieme in questa parrocchia, perché insieme si costruisce e il sinodo ci deve dare proprio questa possibilità, no? Di capire sempre l'altro, di avvicinarsi all'altro, di comunicare con l'altro e dialogare con l'altro. Credo che Don Vincenzo queste qualità ce l'ha. Adesso la pagina della cultura. Giambattista Basile arriva a teatro grazie a un'iniziativa del teatro Il Principe di Varcatur. Basile torna in scena a Giugliano attraverso una rappresentazione di Michele Principe, che dalla fascia costiera intende creare un ponte culturale stabile attraverso il più illustre dei giuglianesi, Giovan Battista Basile. Lo spettacolo è andato già in scena, ha avuto una prima qualche mese fa, perché era in stagione da noi a Varcatur nel Teatro Il Principe, nella stagione in abbonamento che presentiamo ogni anno. Però c'è stata questa opportunità, foraggiata dalla città metropolitana e anche dal comune di Giugliano, quindi ringrazio l'amministrazione per questa opportunità, per replicare, per ripresentare questo spettacolo a tutta la cittadinanza in maniera gratuita. L'idea di mettere in scena questa mia rivisitazione di una delle favole del Basile è proprio quella di portarlo, presentarlo sia in fascia costiera, quindi sul litorale, il giorno 19, domenica 19 alle 7 di sera, alle 19, e il giorno 17, venerdì alle 21, presso la chiesa delle Concezioniste. Uno spettacolo che si propone di diventare non solo un momento d'aggregazione, ma un progetto continuativo che lega a doppio filo il centro di Giugliano con la fascia costiera. Spero, ecco, che questo sia una sorta di warm up, un giro di prova per quella che credo possa essere il leitmotiv di una abitudine, di un appuntamento per le persone di Giugliano nell'avere un'offerta culturale, così come è già presente sul litorale, fortunatamente, perché lo facciamo da anni noi in maniera indipendente, e che possa essere magari, ecco, sfruttare, fare leva su questa realtà già esistente, coinvolgendo anche le altre realtà del territorio, e avere una stagione teatrale, perché no, anche qui al centro di Giugliano. Restate con noi, la pagina sportiva dopo una breve pausa.